Dopo un banchetto, sia gli antichi greci che i romani praticavano un simposio, durante il quale i commensali bevevano seguendo le regole del simposiarca, intonavano canti conviviali e si dedicavano ad intrattenimenti di vario genere. Durante tale pratica veniva fatto girare un recipiente di vino non diluito, dal quale ciascun commensale poteva riempire la propria coppa per poterlo bere o versarlo su un altare in offerta a Dioniso, per poi invocare il suo nome e cantare. Oltre a bere vino, si usava assaggiare formaggio, olive, frutta secca e stuzzichini salati o piccanti. Ad un simposio potevano partecipare cittadini maschi adulti che lo animavano con conversazioni argute e colte, mentre ascoltavano musica e ammiravano le danze delle etere, giovani donne appositamente convocate. Per i greci il vino era un dono di Dioniso, divinità giunta dall'Asia. L'ebbrezza che esso causava era visto come una compensazione degli affanni della vita, a patto di farne un uso giudizioso. I greci infatti bevevano raramente vino puro e avevano piena conoscenza dei rischi che comportava un uso smodato.